Se avete delle domande, volevo chiedere, questo qua è tutta una rappresentazione dell'enteogenia col cristianesimo, però se io faccio riferimento alla chiesa del Santo Daime e la chiesa della Santa Maria, che poi vengono sviluppate molto in Brasile, ma anch'esse sono cristiane, cioè almeno non sono cattoliche ma cristiane, sì, però... quindi riutilizzano il credo cristiano e poi parlano direttamente con Dio, uno con la marijuana e l'altro con c'è un po' di differenza, semplicemente che qui si ipotizza qualcosa all'interno della chiesa ufficiale del cristianesimo. Santo Daime è un culto sincretico, sì, c'entra il cristianesimo, ma ha radici non cristiane. È stato rivestito di cristianesimo, è appunto sincretico. Beh, però i riferimenti poi del europei, no, di questa, sembrano che anch'essi non abbiano origine prettamente cristiane, perché a quel tempo poi tu hai fatto riferimento di una resistenza, diciamo, all'impero romano dal 400, quindi dal concilio di Nicea al 1400, e ciò che gli stessi sardi fanno, sono gli unici che resistono all'impero romano e poi vengono conquistati dalla chiesa spagnola nel 1500, e anche si utilizzavano fra i riti matriarcali l'utilizzo del fungo sacro. Quindi potrebbe essere, come hai detto te, un'ipotesi di riferimento del cristianesimo che va a sovrapporsi a dei miti prettamente poi matriarcali che c'erano precedenti. Che sì, in quel senso lì, sì. Io infatti non credo al rapporto diretto tra cristianesimo e funghi. O meglio, potrebbe esserci, ma non ci sono prove. Anche quell'episodio lì dei monaci, dei frati che citavo prima di oggi. A caso sono gli oggi. No, uno. Ah, infatti mi ha colpito molto quel riferimento che tu hai detto, quella tipo sta difendendo il fungo dall'avvenuta di Gesù. Sembra proprio le due culture che si contrappongono, più che... Sì, io credo questo, che la maggior parte, tranne qualche appunto circolo esoterico all'interno, ma questo non dire niente. Il Santo Daime possiamo definirlo un pochettino impropriamente un circolo, anche se non esoterico, all'interno del cristianesimo. Per cui, cioè, a parte queste possibili cose, io credo che la maggior parte di queste raffigurazioni siano una, così, come dire, un retaggio interpretativo e pittorico di culti precedenti. Sì, questo sì. E parlando di culti precedenti, la Valpurgi, Santa Valpurgi, un mese fa ero in Estonia, giusto davanti a Finlandia, lì quella notte lì fanno i gran falò anche, bruciano... potresti dire qualcosa su da dove viene, da parte del nome vichingo, no? Deve essere una divinità pagana che è stata... Vichinga, una divinità vichinga, quindi diciamo quel mondo celtico, nordico, no? Scandinavo. Che poi in Spagna è associato alle streghe anche, non so perché, la notte del Valpurgi... La notte anche in Italia. Notte. E com'è sta cosa perché con le streghe? Ma secondo me la notte di Valpurgi è semplicemente un passaggio di un calendario agricolo legato, sai, tipo al solstizio d'estate, quello invernale, Natale che cos'è? Il solstizio invernale, no. E quindi come data del calendario Santa Valpurgi, la notte della Valpurgi. Perché Valpurgi poi è stata la scuola di nonna, quella sua di cui non si conosce il nome, è stata associata a Valpurga, a Valput, non si sa, a Vallu, secondo i finlandesi, non si sa, almeno io non ho ancora trovato nessuno di quelli. Invece io, un attimo, allora, le immagini fatte vedere, sostanzialmente, come tu hai detto giustamente, non dici che il cristianesimo produce dal fungo, secondo me si vede in un certo qual modo, anche perché molte di queste chiese sono state fatte dai templari, piuttosto che i cavalieri di Marte, comunque hanno avuto contatti con il Medio Oriente, in cui c'era una fortissima presenza di gnosticismo. Del resto anche di insistere sull'albero della vita, della conoscenza, che sia come forma appunto il fungo,
certo qual modo non è che fare che lo assumono come realtà, come culto approvato anche stesso Gesù Cristo, ma quasi come appunto una cosa che viene suggerita in maniera non ufficiale, che per l'appunto i punti gnostici poi furono comunque sterminati dalla Chiesa. E loro avevano appunto, consideravano il momento della cacciata dal paradiso un momento di massima, anche perché l'uomo stesso lì prende coscienza contro il demiurgo che lo riteneva schiavo in questo mondo illusorio. Senti, cioè, secondo me è più da vedere appunto come magari appunto una, cercare di far passare delle saperi gnostici all'interno magari di in maniera proprio oculata, come ci sarebbe tante altre cose, tutte se c'è una massoneria nelle varie chiese, sì, piuttosto che non è impossibile, cioè questo è un'ipotesi ovviamente, sì, sì, anche questo chiaramente non è dimostrato, no, chiaro, ma non è di per sé una cazzata all'allegro, ecco. No, perché più che altro insiste sull'albero a conoscenza, con la comunque sugli alberi a forma fungina. L'albero della vita, chiaro, è un tema comune a tutte le religioni e a tutti i popoli, per cui quella di per sé non significa nulla. Perché però fungino sì, può essere una ipotesi, una ipotesi dignitosa. Perché il 5? Il 5 si riflette nell'assenza dell'energia femminile nel patriarcalismo cristiano che viene ripreso dal mito fungino? Guarda, io credo che queste possibili interpretazioni le diamo solo noi. Non credo che avessero grande significato il numero. Ma io ho visto più riferimenti sempre 5, 5 funghi. Cioè, io penso anche un passaggio di un messaggio... Questa. Che poi era la mancanza di questo pentatonismo nella... Può essere, però mi riesce difficile. Uno, mi riesce impossibile credere a una consapevolezza di questi anonimi pittori di questo fatto che tu racconti, dici. Mi pare anche abbastanza poco proponibile l'ipotesi di una conoscenza inconscia di questo fatto. Fino a poco contrario, ma avendo una, credo, un atteggiamento scientifico, quindi dico delle cose ma sono pronto a rimangiarmele 10 minuti dopo se mi viene dimostrato il contrario. Credo che sia soltanto casuale, fino a prova contraria. Posso chiederti qualcosa sulla società, sulla Sisca? Non sapevo che esistesse, volevo chiederti se gli stati di coscienza vengono studiati appunto in modo con documenti o anche, essendo in Italia, non so come... Dunque, allora, è un'associazione ovviamente che sopravvive con il contributo dei soci che sono iscritti, eccetera. Aveva, diciamo, due attività. Una editoriale, pubblicava un bollettino di informazione SISC che veniva dato soltanto ed esclusivamente ai soci, cioè non lo trovavi nella libreria, ed era una sorta di newsletter, di informazioni, anche articoletti, eccetera. È stato fermo per 2 anni, adesso ho ripreso il nuovo uscito. Poi Altrove è l'opera più, che è una rivista, un annuario, che usciva appunto una volta all'anno ed era anche in distribuzione nelle librerie. Ne sono usciti, non mi ricordo se 12 o 13 numeri, e poi per ragioni proprio dei tempi, no? L'editore non ha più soldi per farlo uscire. Lo dicevo anche prima agli amici, è 2 anni e mezzo che l'ultimo numero nuovo è pronto, impaginato, bozze corrette, non viene stampato. Quindi l'attività principale è la divulgazione. La divulgazione, diciamo che l'unica cosa che è ancora rimasta e viene fatta è, oltre che i singoli membri vengono invitati a situazioni del genere, molto belle come quella di oggi, noi come SISC ogni anno teniamo un congresso, un convegno, da qualche anno lo teniamo in provincia di Torino, ma sono stati tenuti in Puglia, in Salento, in Liguria, vicino a Sanremo, questo da 12 anni.
adesso ce ne sarà di nuovo uno. Ci ho capito, mi chiedevo se c'erano anche delle attività di ricerca, per quanto si limite con la legalità, però anche per con alcune tecniche. Ma anche lì, vedi. Cioè, no. Anche perché, scusa, perché prima mi parlato anche di sogni lucidi, quindi anche di altre cose che esulano dal consumo di sostanze. Sì, sì, ti dico, no, per una semplice ragione, che sostanzialmente non siamo in tanti. Anche qui ci contiamo sulle dita di una mano. E fare ricerca, anche ricerca legale, è estremamente dispendioso di tempo, di spazio, di fatica e di soldi, per cui è praticamente non esiste. Ne abbiamo fatte alcune, tra cui una proprio con l'ayahuasca. Perché, in Italia, perché l'ayahuasca, allora parlo della metà degli anni 90, 95, 96, il Santo Daime cominciava a entrare in Italia. E noi come società scientifica ci fu chiesto dai fondatori di questa filiale del Santo Daime se gli davano. Cos'è il Santo? Santo Daime è un culto sincretico che usano tra i culti della foresta amazzonici e il cristianesimo, ed è sparso un po' in tutto il mondo e usano l'ayahuasca, che è la bevanda. Questi del Santo Daime ci chiesero se gli davano la copertura per importare dal Brasile l'ayahuasca. Come società scientifica ci hanno dato il permesso e l'abbiamo importata. Come cambio, diciamo come pagamento, ci hanno dato un bottiglione d'ayahuasca che abbiamo dato a dei volontari, soggetti volontari, e abbiamo poi pubblicato i dati.